Eccomi qua tornata. Io, la Diana, adesso spostata sul divano con la mia tazza di tè quasi finita. Sono ritornata con questo video, con questa, diciamo che questa è la seconda parte del mio shopping con i saldi. Quello che vi farò vedere adesso l'ho preso alla Chiavi. Devo dire sinceramente che a me la Chiavi mi ha un pochino delusa perché mi aspettavo qualcosina in più, ma infatti fuori c'era scritto 50-70%, però c'erano un 50-70% sì, ma sulla roba da adulti, cioè da donna, cosa che io sinceramente non ho avuto né tempo né voglia né da quello che ho, perché ero con lei, con mia cognata, un macello, però anche da quel poco che ho visto, no. E mi aspettavo di trovare molta più roba. No, non è stato così. La roba per i bambini era scontata al massimo, mi sembra, massimo al 30%. Sì, perché tutto quello che ho comprato io era al 30%, quindi vabbè. Però uno diceva, vabbè, la roba da Chiavi costa relativamente poco, però insomma, mi aspettavo veramente qualcosina di più. Soprattutto per la misura 9 mesi. Perché io ormai con questo mi serviva 6-9 mesi, non c'era praticamente niente in saldo, ma neanche a prezzo pieno, cioè c'erano due cose, vabbè. Vi faccio vedere quello che ho comprato, però non lo so, sinceramente, guardando se si guarda su internet, se si vuole comprare su internet, secondo me si trovano un sacco di cose in più scontate, meglio, quindi non lo so. Oh, io tipo, io sono andata. Sì, mamma, diglielo anche tu che non abbiamo trovato niente. Diglielo, mamma. Stavo dicendo, io sono andata alla Chiavi di Settimo, provincia di Torino, per chi non sapesse. E no, non sono stata contenta. Due cosette le ho comprate perché ormai avevo fatto anche la strada fino là. Però, no. Comunque, partiamo. Questa è una maglietta, una maglia che dal video secondo me si vede nera, però non so se si vede il riflesso. È un bordeaux scuro, ecco, forse vedi quei riflessi, girandola si vedono i riflessi. E è fatta, non so se dalla telecamera si rende, è fatta tipo a qua in rilievo e qua questo fiocchetto. Era abbastanza carina, quindi l'ho presa. Sinceramente qua sotto ho visto che il prezzo è staccato, quindi non mi ricordo neanche più quanto costava. Comunque era scontata del 30%. Questa qua è misura 6 mesi, giusto da mettergliela adesso questo mese qua, però mi piaceva e gliel'ho presa. Poi gli ho preso un paio di pantaloni, è un grigio scuro. Dal video si rende, semplici pantaloncini così, pantaloni, insomma, pantaloncini un pochino arricciati qua, ok, siamo a fuoco, mette a fuoco, mette a fuoco, no? Non ci piace. Comunque, allora, questi pantaloni sono misura 12 mesi. Però io l'ho pensata per questa primavera, visto che comunque la Chiavi veste abbastanza piccolo, costavano 6 euro questi pantaloni. E li ho abbinati a questa maglia, anche questa è misura 12 mesi della Walt Disney. Questa maglia bianca con tutte le faccine di Minnie. Vedete? Ha la particolarità dietro. Che ha questo finale fatto un pochino a frufru e c'ha i bottoncini sulla schiena. E questi, anche questa maglia costava 6 euro. Questa senza sconti, 6 euro. Mi sembra che neanche questi erano scontati, sempre solo 6 euro. Cioè, questa roba non era scontata. L'ho presa però lo stesso, mi piaceva. Poi un'altra cosa che ho comprato, anche questa non era scontata, pagato a prezzo pieno, è un completo fatto di maglia e pantalone. Questa gliel'ho presa a misura 18
Avrei voluto prendergli la misura 12, ma non c'era. E l'ho pagato questo completo 7 euro. Il completo è composto da questa maglia così grigia con questi coniglietti disegnati sopra e finale fatto a frufru bianco acqua. Non so se si vede perché il davanti è così, fatta a maglietta. Il frufru alla fine è dietro della maglia. Sì, mamma, ti piace? Ed erano. Sì, non vi spaventate, qua dietro che gioca. Ed erano abbinati con questo paio di pantaloni semplici bianchi. Per pantaloni, dire una parola grossa, tipo leggings, però sono di cotone. Mamma, 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 non c'ha già la voce per gridare, tu pure mi urli sopra. Queste povere ragazze non sentono niente. Poi, io ho preso una maglia, questa invece era scontata al 30%, misura 18. È pagata 6 euro però scontata la cassa del 30%, quindi pagata di meno. Adesso non vi so dire esattamente quanto. È una semplice maglia così rosa disegnata con questa cosa disegnata qua sopra e tutta aperta dietro. Tutta aperta dietro. Così. Poi ho preso due magliette. Che queste qua, oh signora, boh, si è staccato un pezzo, non si sa da dove arrivava, ma si è staccato. Gli ho preso due magliettine, così questo è un rosa un pochino più scuro, non so dalla telecamera che colore si veda. Invece maglia con questo fiocchetto qua, con tre bottoni sulla schiena. Questa qua misura 9 mesi, l'ho pagato 3 euro. E gliel'ho preso uguale, però di un rosa salmone, se si può chiamare così, ho detto uguale, preciso, con i bottoni dietro. Anche questo misura 9 mesi, l'ho pagato sempre 3 euro. Poi io ho preso questo golfino, allora io l'avevo visto da un bel po' e ho trovato scontato al 30%, ho detto sì, va bene, glielo prendo lo stesso. Ed è questo golfino qua. Mi piace da impazzire, non so perché, ma mi piace tanto questo colore qua. E questo è una misura 18 mesi, quindi per questo autunno qua che viene, costava 9 euro scontato del 30% alla cassa. E per finire gli ho preso questo. Però non. Mi sembra che era scontato anche questo al 30%. E ho preso questo vestito di Frozen. Guardate che carino. E dentro è fatto comunque felpato della Disney. Felpato. Manichine corte. Questo qua costava 13 euro, misura 18 mesi, io ho preso sempre 18 mesi, e anche perché la misura andava 18-24, alla fine io l'ho presa 18 mesi, 13 euro. Quest'autunno che verrà. Poi ho comprato ancora due cosette, ho comprato due confezioni di calze. Che insomma, non erano scontate, erano normali, 6 euro la confezione. E sono 5 paia di calze, come potete vedere. Che questa qua. Sì, mamma, cosa c'è? Cosa c'è? Arriva adesso, mamma, dai. Fatte a qua, in diversi colori, a righe, insomma, queste sono calzine. Queste le ho prese in misura 17-18, che equivale a 6-12 mesi. Scusate un attimo. Cosa c'è, mamma? Cosa c'è? Vieni, vieni a salutare le ragazze, vieni. Vieni qua, vieni a salutare. Oh signore, oh signore, come siamo disperate, oh. Chi c'è là? Guarda là. Chi c'è? Ciao. Ciao mamma. Chi c'è? E chi sono queste calze? È seduta qua con mamma. Sì, facciamo vedere alle ragazze i tuoi vestiti, non tirarli giù. Cosa ti stai
stai mangiando? Subito, tu tirati giù. Stavo dicendo, poi ho comprato anche quest'altra confezione qua di calzine. Queste sono, diciamo, più normali, tra virgolette. E anche queste sono 5 paia pagate 6 euro, sempre misura 6-12. E per concludere, ho preso anche 2 paia di scarpette. Allora, queste sono delle babbucette bianche con una forma di topolino. Aspettate, vediamo se riesco. Ok, questo costava 6 euro e le ho pagate 6 euro perché normalmente non erano in stallone anche queste, però mi servivano perché per tenergli comunque caldo ai piedini. E questa era misura appunto 3-6 mesi, ho scritto qua sopra. Mamma, non tirare tutto giù, dai! E per concludere gli ho comprato un altro paio di scarpine, questa è misura 6-9 invece, per questa primavera, quest'estate, dipende in base a quanto gli crescerà il piedino. Le ho pagate invece 8 euro, che erano più care perché sono della Disney, e ho preso queste. No, queste scarpettine qua, rosa con mini. Ecco qua. Allora, visto che di nuovo si sono fatti 11 minuti e qualcosa, io ragazze stoppo di nuovo il video e così questa è la seconda parte, poi ne farò un'altra che sarà la terza parte degli acquisti per Diana. Noi vi mandiamo un grosso 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 bacio, vero mamma? E poi ciao. Poi ciao le ragazze, guardala, chi c'è là? Di Diana. Chi c'è la mamma? Chi c'è? E niente ragazzi, allora io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci rivedremo molto presto con un nuovo video. Ciao!